gli stereotipi di genere, cioè perché le donne ancora oggi non scelgono le materie STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, perché ci sono ancora degli stereotipi di genere. Se si va, a me capita spesso, occupandomi di empowerment femminile, recarmi nelle scuole, parlando con le studentesse alla domanda che lavoro vuoi fare, no? Nessuna risponde la scienziata o la fisica o la chimica, e se lo fanno sono ancora in poche, perché c'è ancora il convincimento che si tratti di materie da maschi, e questo ovviamente non può accadere, perché il mondo va sempre di più verso la transizione digitale, è un mondo in cui l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando completamente le nostre vite, quindi non si può rimanere indietro, e l'Italia forse ha bisogno di velocizzare questo processo anche rispetto alla media europea. Secondo infatti un recente rapporto della società McKinsey, due terzi delle professioni del futuro si baseranno sulle materie STEM. E secondo i dati dell'UNESCO, meno di un terzo scelgono le materie STEM, quindi la presenza femminile aumenterebbe inoltre anche il PIL europeo del 2% nel 2030 e tra il 6 e il 9 nel 2050. Ecco, ora con i nostri illustri relatori affronteremo queste tematiche e cercheremo di capire quale contributo possono dare aziende e istituzioni, il mondo dell'associazionismo, per cercare di ridurre questo divario di genere. Ma prima di presentarvi gli illustri relatori che abbiamo oggi qui, vorrei invitare la padrona di casa, colei che ha promosso, fortemente voluto l'iniziativa di oggi, il segretario generale dell'Associazione Civita, Simonetta Giordani, a cui vorrei dedicare un grandissimo applauso. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi presenti, grazie ai nostri illustri relatori e alle istituzioni. Certo, oggi tutti abbiamo sfidato intemperie climatiche, votazioni alla Camera, c'è il Consiglio dei Ministri, insomma abbiamo trovato una giornata complicata, ma noi siamo molto motivati nel comunque portare avanti questo nostro dibattito che fa parte di un ciclo di incontri, degli approfondimenti verticali sui temi della sostenibilità e dell'Agenda 2030 che noi vogliamo, che abbiamo fortemente promosso con la collaborazione di Philip Morris, perché ci consentono di riflettere su quello che è il ruolo che l'ecosistema culturale e qui con le imprese, le istituzioni e il mondo della cultura possono dare alla realizzazione dell'Agenda 2030. Noi come associazione, come sapete, siamo un'associazione di imprese, di enti pubblici di ricerca, che ormai già da qualche anno, con l'approvazione appunto dell'Agenda 2030 dell'ONU, abbiamo visto con chiarezza come questa Agenda 2030 fosse il terreno concreto in cui finalmente realizzare la collaborazione pubblico-privato che è alla base dell'istituzione di Civita e della nostra storia. Cioè il fatto che tutti quanti dobbiamo con rapidità convergere ed essere in grado di gestire un cambiamento tumultuoso è qualcosa che mobilita tutto il nostro sistema, quello produttivo e quello della cultura. E ci siamo mossi per cercare di sanare questa duplicità, questo doppio binario che c'era tra cultura scientifica e cultura umanistica, che è un po' il retaggio storico del nostro paese. Percy Snow nel 1956 parlava delle due culture. Beh, da noi si è andate avanti con la convinzione che la cultura umanistica fosse il retaggio, il tipo di formazione per la classe dirigente, mentre da una parte la cultura scientifica fosse invece propria di coloro che poi lavorano, operano o fanno imprenditoria. Ma con l'arrivo diciamo, l'arrivo molto pesante dell'innovazione tecnologica, questo modello ha mostrato i suoi limiti ed ora il nostro paese, per essere competitivo, ha bisogno rapidamente di integrare questi due saperi. Abbiamo dedicato al nostro 14° rapporto, Lungo le vie della conoscenza, sfide e strumenti per cultura e scienza, un approfondimento per capire perché i nostri giovani, sia uomini che donne,
abbiano un po' di diffidenza nei confronti della scienza. Ne hanno paura perché è qualcosa che conoscono di meno, avvertono la necessità di nuovi percorsi formativi all'interno delle scuole, avvertono la necessità di eventi che promuovano la scienza, il sapere scientifico, e hanno bisogno di divulgatori e di mediatori culturali per capire, perché altrimenti la parola che più si abbinava nei confronti dei ragazzi che venivano fuori da studi umanistici nei confronti della scienza era paura. Da una parte paura, ma dall'altra speranza. E questo gap è ancora all'ennesima potenza, io parlo di un gap al quadrato rispetto a questa familiarità e a questa attitudine che si ha nei confronti dei saperi scientifici pensando alle donne. Noi abbiamo dei dati molto, molto preoccupanti, c'è un dato complessivo che riguarda il nostro gap di laureati che è poco più del 31% rispetto alla media europea di oltre il 50%. Nei confronti delle materie STEM la cosa peggiora ancora, perché noi siamo intorno al 6,7% contro il 12-13% del resto d'Europa. Per le donne la situazione è ancora più drammatica e la cosa incredibile è che esiste un'opportunità straordinaria che ci dà il mercato. Nell'ultima ricerca di Union Camere viene detto a chiare lettere che le imprese, diciamo 4 su 10, hanno difficoltà a trovare e a reperire profili scientifici per le loro attività. Quindi non è che il lavoro non esiste, è il tipo di lavoro che è cambiato e che rende indispensabile virare verso anche queste conoscenze scientifiche lavorando a questa integrazione. Perché vedete, rispetto al tema che stiamo trattando nel nostro prossimo rapporto, che è quello dell'intelligenza artificiale, invece, questo nostro mindset più umanistico che potrebbe avere in questa fase sembrare avere delle controindicazioni, in realtà è un plus, perché anche i grandi guru sostengono che chi ha una forma mentis educata alla filosofia o anche lo studio delle lingue classiche dell'antichità è qualcosa che dà un valore aggiunto, a condizione certo che ci sia questa integrazione e si faccia questo sforzo rispetto a questo ultimo miglio cognitivo che è la precondizione per rendere le nostre persone e i nostri ragazzi competitivi. E la bella notizia rispetto alle materie STEM è che una volta tanto ci sono, come vedrete, le aziende che fanno la loro parte, perché ciascuna per adeguarsi all'Agenda 2030, per reperire personale, hanno comunque messo in campo tante azioni per ingaggiare donne, per stimolare donne, si occupano da molto di parità di genere. Ma questa volta ci sono anche le istituzioni e il mondo della cultura in prima linea, perché stanno spingendo risolutamente con una serie di provvedimenti per incrementare il gap femminile in materia, e quindi questo mi fa ben sperare rispetto a quello che dovrà essere un obiettivo ineludibile che poi potrebbe consentire di dispiegare il potenziale del nostro capitale umano, questo ingresso delle donne finalmente nel mondo del lavoro, perché ritengo che in qualche modo le donne, e questo è, perdonate lo spot di genere, ma abbiano intrinsecamente delle caratteristiche che le rendono particolarmente adatte in questo momento in cui c'è necessità di adattarsi al cambiamento, ma di essere molto resilienti, molto empatiche, molto inclusive, molto focalizzate. E quindi, grazie ancora a voi tutti per la vostra presenza, cedo la parola a Claudia che ci condurrà in questo percorso, e buon ascolto a tutti. Grazie a Simonetta Giordani per aver promosso questa iniziativa. Ecco, mi ha colpito molto il passaggio sul non disperdere il potenziale umano, no? Non sprecare il talento.
Ognuna di noi ha un talento e quindi dobbiamo assolutamente onorarlo perché si dà anche un contributo ovviamente al paese in termini sostanziali, dal punto di vista economico, sociale, culturale. I dati che riguardano l'occupazione femminile sono veramente ancora bassi. Si parla del 55% delle donne occupate. E al sud questo dato è ancora più serio e nelle materie STEM lo è ancora di più. Però ecco, sono in atto delle politiche e questo ci fa ben sperare, sono stati raggiunti dei traguardi importanti per quanto riguarda l'occupazione femminile e anche i contratti a tempo indeterminato per quanto riguarda le donne. Ecco, una donna non deve più scegliere, no, se essere mamma o se avere una carriera, deve assolutamente poter conciliare queste due attività. Ma adesso vorrei presentarvi gli illustri relatori che abbiamo il privilegio di avere oggi qui, a partire dall'onorevole Marta Schifone, Commissione Permanente Undicesimo Lavoro Pubblico e Privato alla Camera dei Deputati. Un applauso, grazie. Un po' più di generosità, perché abbiamo questa grande fortuna oggi. È presente anche con noi Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà. Eleonora Santi, direttrice relazioni esterne e comunicazione Philip Morris Italia. Ci raggiungeranno anche due ospiti che poi vi presenterò nel corso d'opera. Sto parlando dell'onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, ed Elisabetta Romano, presidente di Sparkle, operatore globale del gruppo TIM. Iniziamo dall'onorevole Marta Schifone, che lei è la prima firmataria di una proposta di legge che è stata poi approvata, infatti è stata approvata alla Camera per istituire la settimana delle STEM. E quindi questa è una grande rivoluzione che nasce dall'esigenza di far conoscere le possibilità che le materie tecnico-scientifiche offrono ai ragazzi e alle ragazze. Ecco, qual è la ratio della proposta di legge e che cosa succede durante questa settimana dedicata alle STEM, che tra l'altro si è svolta nello scorso mese di febbraio, dal 4 all'11. Eccomi. Grazie onorevole. Ci sono. Allora, intanto grazie per l'invito e soprattutto grazie per aver voluto fare focus su questo tema, un tema che è sempre stato un po' considerato di nicchia, lo diceva molto bene prima la dottoressa, ma che oggi credo sia davvero invece di grande attualità. Parliamo di STEM, delle appunto materie tecnico-scientifiche, delle competenze e delle nuove competenze. Siamo nell'era della transizione, nell'era della meccatronica, del digitale, con tutta una serie di implementazioni di tecnologia. Qualcuno l'ha chiamata la quarta rivoluzione industriale e ci siamo assolutamente dentro. Conoscete bene tutti il grande dibattito che c'è in questi momenti anche sull'intelligenza artificiale per quello che riguarda rischi e opportunità. E queste materie sono, noi le chiamiamo appunto STEM, l'acronimo inglese sta per Science, Technology, Engineering e Mathematics, e quindi lascerebbero pensare che parliamo di fisica, di chimica e di matematica. Parliamo anche di fisica, di chimica e di matematica, parliamo di queste materie che sono propedeutiche invece alla innovazione, alla tecnologia, che sottendono tutte quelle invece attività nelle quali ci siamo già o che ci stiamo approcciando a. Penso alla robotica, penso all'automazione, l'intelligenza artificiale, il metaverso, penso alle nano e biotecnologie, tutto quello che è l'analisi dei big data, il cloud computing, potrei continuare ancora per molto. E questo noi sappiamo che siamo ormai in un momento in cui anche le aziende sanno che per il 15-30% le mansioni, quelle manuali, saranno processate dalla tecnologia, che ci sono appunto i task ripetitivi, quelli automatizzabili, che saranno processati dalla tecnologia da un lato, e quindi, come dicono gli americani, ci sarà lavoro distrutto, ma ci sarà anche e soprattutto lavoro creato, che sarà creato nel pezzo delle
dei processi decisionali invece, quelli che richiedono il maggior valore aggiunto, lo diceva molto bene lei, dottoressa, i processi, quelli cognitivi, quelli intellettuali, quelli che avranno bisogno di un plus di competenza appunto. E qui arriviamo alle STEM, perché STEM è tutto questo, e STEM è anche il pezzo con il maggior carico di opportunità dal punto di vista occupazionale e anche, senza ipocrisia, diciamocelo, reddituale, che al momento abbiamo. E allora questo può cambiare un paradigma, noi come legislatori naturalmente dobbiamo attenzionare questo, perché con tutti questi presupposti, no? Leggevo il documento del World Economic Forum che ci dice molto chiaramente che tra non anni, tra mesi ci saranno delle professioni delle quali noi non conosciamo neanche ancora il nome, e che il 40% delle aziende utilizzeranno queste nuove tecnologie, e quindi dobbiamo essere già pronti, non è che ci siamo già dentro. E però, e quindi viene da pensare che allora tutte le criticità del mercato del lavoro, dalla dispersione scolastica alla povertà educativa, al fenomeno odioso dei net, no, della disoccupazione giovanile, fino ai cervelli in fuga, potrebbero essere risolte, perché parliamo di tutta questa grande opportunità. E invece è proprio qui il paradosso, ed è proprio questo lo snodo sul quale almeno noi come decisori dobbiamo andare a lavorare. Perché se STEM è, diciamo, il pezzo con il maggior carico di opportunità nel mercato del lavoro, è anche quello meno scelto dai nostri giovani, è anche quello meno conosciuto dai nostri giovani. Quindi è qui che noi abbiamo deciso di andare a lavorare per creare appunto questa narrazione e questo racconto delle possibilità, ma anche in termini di soddisfazione, di soddisfazione appunto, di ambizione, di anche scoperta di talenti nuovi da questo punto di vista. E allora perché la settimana STEM? Ci siamo interrogati su quale potesse essere la cosa più veloce e anche più importante da fare, perché guardate, io mi sono accorta che, diciamo, nel sistema educativo scolastico, nel sistema accademico, è arrivato il presidente Mollicone, lo salutiamo. Scusa. Nel sistema accademico, nel sistema produttivo, dove i principali stakeholder mondiali anche durante questa settimana hanno attenzionato il tema, e questo ti fa capire quanto sia sentito il problema della ricerca dei talenti. Di converso però l'opinione pubblica, di converso la società non conosce questa tematica, complice sicuramente una poca attenzione mediatica, complice sicuramente un'agenda politica finora poco attenzionata, e quindi ci siamo domandati quale potesse essere anche a stretto giro l'azione che noi come istituzioni potevamo mettere in campo, e ci siamo risposti che la cosa più importante è proprio la narrazione, proprio la comunicazione e proprio la promulgazione di questa opportunità, e la settimana ha rappresentato proprio questo, cioè siamo riusciti, e questa è la cosa che ci ha particolarmente colpito in positivo, ne siamo molto orgogliosi, il fatto che l'Italia in questo momento, in quel frangente dal 4 all'11 febbraio, ha fatto sistema, ha fatto filiera, perché quelli che noi chiamiamo agenti del cambiamento, che sono tutti coloro che possono incidere e lanciare un messaggio culturale diverso, si sono uniti trasversalmente dalla scuola, all'università, ai luoghi di cultura, le istituzioni tutte, a partire dagli enti locali che hanno lavorato benissimo, e naturalmente tutti i ministeri competenti, penso per esempio alle attività svolte al ministro Calderone, al ministro San Giuliano, al ministro Lollobrigida, il ministro Crosetto, i sottosegretari Rauti, Frassinetti, insomma spero di non dimenticare nessuno, naturalmente il presidente Mollicone ha seguito l'iter in prima persona in commissione, lo ringraziamo tantissimo per l'impegno profuso, quindi tutta questa filiera, tutto questo sistema si è unito, questo credo che sia stato anche un segnale, un messaggio molto importante da lanciare, cioè che appunto gli agenti del cambiamento sanno che questa è la sfida del domani, che questa è la sfida del futuro. Ultimo passaggio e poi vi lascio, non vi voglio annoiare, sul gender gap, perché questo è il tema nel tema, cioè se noi parliamo di un numero di orientati, io parlo sempre di studio accademico alto, ma credo che si possa anche parlare degli ITS, che molto spesso vengono considerati come dei corsi di studio di serie B, assolutamente non lo sono e vanno valorizzati, e noi lo stiamo facendo. È vero che l'attenzione va sulle donne in modo particolare, perché se il numero degli iscritti è basso,
uno su quattro, più o meno, insomma, le statistiche variano, ma più o meno non sopra il 26%, quando parliamo di donne c'è un crollo vertiginoso. E c'è un crollo vertiginoso perché queste materie sono, ecco, ritorniamo sempre lì, molto poco comunicate, male comunicate, mi sento di dire. Il momento in cui la donna sceglie di voler interessarsi a queste materie è un momento che riguarda l'infanzia più che altro, e poi il successivo mancato orientamento, e cioè a queste bambine viene raccontato, e questo è il messaggio che noi dobbiamo cambiare anche a livello culturale, viene raccontato che queste materie sono delle materie poco interessanti, noiose, e peggio ancora, che queste sono delle materie inadatte alle donne. E quindi noi abbiamo voluto raccontare in questo periodo proprio delle grandi donne che invece hanno segnato la storia e che hanno abbattuto questi stereotipi. Penso alla Ada Lovelace, a Marie Curie, ma anche le italiane, abbiamo avuto Rita Levi Montalcini, abbiamo avuto Margherita Hack, e in questa settimana devo dire ho avuto anche il privilegio di veder partecipare le nostre donne italiane che sono oggi fiore all'occhiello delle scienze e delle tecnologie. Penso ad Amalia Finzi, penso a Ersilia Vaudo, ha partecipato anche la nostra Gianotti, il direttore del CERN, che hanno, si dice, role model, no? Che hanno voluto lanciare questo esempio molto importante da lanciare alle nostre bambine, alle nostre ragazze, per dire loro che devono sentirsi ispirate, che devono sentirsi prima libere e poi ispirate di poter trovare la propria strada e il proprio talento anche e soprattutto in queste materie. Grazie. Grazie all'onorevole Schifone per questa testimonianza, per la legge ormai sulla settimana delle STEM, che seguiremo sicuramente con grande entusiasmo ogni anno, e anche per averci ricordato, ecco, queste role model. Cioè noi oggi dobbiamo arrivare al punto in cui non esiste più la prima donna in un ruolo. Ecco, abbiamo la prima presidente del consiglio donna, questo già è un grande successo, sì, per noi, perché magari una bambina da grande potrà pensare, lo posso fare anch'io, no? Quindi role model, l'ispirazione, inspiring girl, no? Come lo è stato sicuramente nel mondo delle STEM Marie Curie, madre della fisica moderna, prima donna a ricevere il premio Nobel per la fisica e per la chimica, Rita Levi Montalcini, Nobel per la medicina. Quindi ci sono, dobbiamo, ecco, forse nei libri di storia queste pagine, no, che riguardano le grandi donne dovrebbero essere studiate con maggiore forza, no? Anche a scuola, cioè l'impegno dei docenti nel raccontare di più le donne che hanno fatto la storia e che l'hanno cambiata. Grazie onorevole Schifone, che so che ci deve lasciare per una votazione alla Camera dei Deputati. Scusatemi. Nel frattempo ci ha raggiunto, abbiamo il privilegio di avere con noi, grazie onorevole Schifone, il presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone, a cui voglio dedicare un grande applauso. Non so se il Presidente preferisce mettersi qui, che è più centrale, c'è il microfono, podio, dove? No, qui. Anche, iniziamo da lui, mi scuserete, però anche lui deve andare a degli impegni istituzionali alla Camera. E quindi... Sono evidentemente... Grazie. Allora, onorevole Mollicone, prima abbiamo già parlato dell'impegno ovviamente anche del governo per quanto riguarda l'occupazione femminile, cosa può fare ancora di più la commissione che lei rappresenta per attuare, questo è anche un cambiamento culturale, e cosa il Parlamento sta portando avanti in ambito STEM per appunto incentivare, per superare gli stereotipi di genere? Innanzitutto i ringraziamenti, ringrazio l'Associazione Civita e il Segretario Generale Simonetta Giordani per l'invito a questo importante e prezioso appuntamento. Abbiamo ascoltato adesso la collega Schifone, che è stata la prima firmataria, e subito dopo di lei anche noi abbiamo sostenuto la proposta di legge proprio sulla sensibilizzazione della STEM, e non è casuale che sia stata una nostra collega a farlo, proprio per sottolineare questo aspetto e infrangere questo stereotipo, questo pregiudizio sul fatto che le STEM sia un ambito soprattutto maschile, o comunque per lavorare perché questo non lo sia più. E io credo che diciamo, l'associazione che ci ospita
stia facendo un grande lavoro proprio con questo ciclo di conferenze proprio sulla sostenibilità, sull'inclusività, sulla parità di genere. Quindi penso che la sostenibilità sia un tema assolutamente attuale e soprattutto, come è stato anche detto, trasversale. Si fa bene quindi a fare luce sul dialogo che questa urgenza globale instaura trasversalmente con tutti i settori e con tutti gli ambiti. Lo studio delle materie STEM, in questo senso, ha proprio il ruolo di dare una risposta a quelle che sono le due grandi transizioni che il mondo di oggi sta vivendo, quella appunto ambientale e quella digitale. Solo abbattendo gli ostacoli sociali di accesso a queste materie, l'Italia può giocare un ruolo primario in queste due rivoluzioni. Guardate, io sono di ritorno dalla conferenza del Soft Power Club in India, Kerala, dove il tema principale era proprio quello della sostenibilità. Ebbene, c'erano anche lì dei rappresentanti di Civita e il tema che abbiamo affrontato era proprio univa il concetto di sostenibilità territoriale. Sappiamo che l'India ha un grande indice di innovazione di ragazzi e ragazze, soprattutto impegnate nel digitale, ma ha un grande problema di sviluppo e di rigenerazione urbanistica. Ecco, quel contesto, quella conferenza mi riporta un po' al tema, ho toccato con mano quanto importante sia trattare questi argomenti e il multilateralismo italiano rispetto a questo, tant'è vero che quella conferenza era organizzata dallo Sherpa del G20 a seguito dell'incontro e del bilaterale anche tra Presidente Meloni e Presidente Modi. Quindi, come dire, siamo al centro del focus principale a livello globale. Anche poi il PNRR e la disciplina comunitaria vanno in questa direzione. Proprio in virtù di queste rivendicazioni, queste discipline non possono, ma soprattutto non devono, essere prerogativa di segmenti della società. E nel 1962 Watson, Crick e Wilkins vinsero il Nobel per i loro studi sulla struttura del DNA, senza che la loro collega Franklin ricevesse pari riconoscimento per il suo fondamentale contributo. Da allora sicuramente il contesto è cambiato, per fortuna, in modo radicale, ma cito soltanto alcuni esempi in Italia: Fabiola Giannotti a capo del CERN, il premio Nobel per la chimica del 22 Bertozzi, l'ingegnere e astronauta Cristoforetti, che ho avuto il piacere di conoscere e con cui mi sono confrontato su questi temi. I dati tuttavia sono chiari e parlano ancora di un divario da colmare. Solo il 28,8% delle donne a livello globale riesce ad affermarsi in ambito scientifico. In Italia sono il 16,5% delle giovani che si laureano in facoltà scientifiche contro invece il 37% degli uomini, come testimoniano i dati Istat del 21%. Quindi investire sulla formazione STEM, e io rappresento anche la Commissione Istruzione, Scuola e Università, vuole dire preparare proprio i giovani sin dalla formazione scolastica ad un mondo mutevole e soprattutto alla quarta rivoluzione, che è ovviamente la rivoluzione digitale. Migliorare il gender gap a livello universitario vuol dire diminuire anche il divario a livello lavorativo. È la preparazione, Rilke direbbe, il domani che è in noi molto prima che accada, per cui dobbiamo cominciare dall'istruzione ad abbattere queste diversità per poi arrivare nel mondo del lavoro. La valorizzazione delle discipline STEM infatti gioca sempre di più un ruolo da protagonista nell'attuale mercato e si configura come motore di cambiamento e di soluzione di tematiche che sono sempre di più all'ordine del giorno. Vedete, da sempre sosteniamo la promozione delle materie scientifiche in tutti i livelli della formazione, dalle scuole di primo grado fino al livello accademico, e per questo abbiamo introdotto il coding alle elementari. Con la collega Schifone abbiamo creato un vero e proprio palinsesto culturale di sensibilizzazione con la creazione appunto della settimana delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, che è stata calendarizzata, come sapete, dal 4 febbraio all'11 febbraio. È anche proprio grazie al lavoro dei ministri competenti, trasversalmente agli ambiti, quindi Bernini, Valditara, San Giuliano e per una parte anche Urso, abbiamo reso i giovani protagonisti della rivoluzione digitale che stiamo vivendo. E concludendo questo mio intervento, voglio citare proprio le parole di Samantha Cristoforetti, che mentre era in missione
ci disse che la stazione spaziale è un esempio davvero luminoso di come le differenze internazionali passino assolutamente in secondo piano quando si ha un obiettivo grande, una passione comune. Noi qua oggi, grazie a voi, dobbiamo porci lo stesso obiettivo, lavorare ad una passione comune, uno sviluppo tecnologico sostenibile senza più divisioni e divari di genere. Grazie. Grazie Presidente Mollicone per la sua testimonianza di oggi, ma soprattutto per l'impegno quotidiano anche per ridurre questo divario di genere. Vorrei adesso passare la parola a Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. Dai dati che sono stati riportati da tutti i nostri relatori, praticamente, me compresa, abbiamo capito che le donne sono sottorappresentate nel mondo STEM e nel settore tech. Nelle telco la percentuale di donne impiegate è bassissima. Quali sono i dati di Open Fiber? Quante sono le donne impegnate e quelle laureate in materie STEM? Ma soprattutto quali iniziative state portando avanti affinché ci sia un incentivo nello studio delle materie STEM anche tra le ragazze più giovani? Cosa si può fare di più? Sì, grazie. Ma io inizio da una notazione molto personale, molto, che risale al secolo scorso, perché diciamo che vengo da una formazione in cui diciamo, il tema del gender gap e del tema delle materie STEM l'ho vissuto personalmente e mi piace raccontare questi un paio di aneddoti. Ho fatto una scuola elementare in una provincia abruzzese in cui era un palazzo a due piani, al primo piano stavano le bambine e al secondo i bambini. Non avevamo un contatto diretto. Dopodiché ho fatto un liceo classico e sono stato credo l'unico in quel liceo classico che l'anno dopo si è iscritto a ingegneria, quindi ero considerato una specie di malato di mente. Così. Sono arrivato alla facoltà di ingegneria, sempre in provincia, poi sono venuto a Roma e primo giorno ho fatto un conto. Nell'aula eravamo circa 170 e c'erano 4 donne. Queste erano le percentuali allora. Adesso la situazione è decisamente migliorata, ma non abbiamo ancora, ma il problema non è stato risolto. Per cui io diciamo che come se un po' me lo sentissi un po' dentro questo problema e ho cercato quindi anche nella mia vita professionale in qualche modo di indirizzarlo. Poi sono finito da pochi mesi a fare questo mestiere in Open Fiber, che invece da questo punto di vista. Il giorno in cui sono entrato mi è sembrato un paradiso, nel senso che poi andiamo a vedere i dati e i dati non sono ancora perfetti, però Open Fiber è un mondo che è un passo avanti rispetto al settore, rispetto a tante, a molte aziende italiane. Numero uno perché diciamo, è un'azienda giovane, è stata creata 8 anni fa, era uno start-up e quindi un'azienda giovane, tecnologica, creata da zero, diciamo che è stata costruita in un modo che non fosse strutturalmente indietro, sia rispetto alle tematiche STEM, sia rispetto al gender gap. Quindi posso dire con un po' di soddisfazione, che per me è un po' una delle parti divertenti del lavoro che faccio tutti i giorni, che è un'azienda incredibilmente giovane, perché è un'azienda in cui l'età media è intorno ai 39 anni, e questo per me è una, voglio dire, è un piacere pazzesco, infatti io sono considerato una specie di animale strano in azienda. Ed è un'azienda dove appunto gli under 40 sono il 60% dei dipendenti. Se andiamo a vedere la componente femminile, considerando che è un'azienda tech, la componente femminile è, diciamo, siamo molto meglio del settore, perché oggi siamo un terzo della nostra popolazione sono donne. Mentre se andiamo a vedere che so, il settore telecom al netto dei call center, che chiaramente purtroppo essendo i call center totalmente fuori dalla tematica STEM, invece assumono un sacco di donne. Quindi al netto dei call center, noi siamo un'azienda che non ha clienti diretti e quindi non ha call center, siamo a un terzo, mentre il resto di tutto il mondo telecom al netto dei call center è al 22% di donne. Quindi diciamo che come azienda tech si vede che probabilmente dal momento in cui è stata creata ci si è posti il problema e si è lavorato per andare verso una, non dico una parità completa, ma perché non è possibile trovare una parità completa perché non si trovano le professionalità. Cioè assumere una neolaureata ingegnere donna
è un mestiere complicato, un mestiere per cui bisogna fare delle ricerche e non, voglio dire... Cosa si può fare per incentivare proprio allora, lo studio? Bisogna fare tante cose per convincere le donne a iscriversi e bisogna lavorare anche nel momento delle scuole. Ad esempio, una delle attività che facciamo, poi finisco di dare un po' di dati, una delle attività che facciamo nelle scuole, andiamo a fare insieme all'ELIS, andiamo negli istituti tecnici e portiamo le nostre donne, le nostre ingegnere, le nostre a fare dei discorsi, cioè a presentarsi e a far vedere che non è strano che una donna poi si iscriva a ingegneria e che poi vada a fare, diventi un manager di un'azienda di telecomunicazioni. Noi diciamo che anche da un punto di vista manageriale abbiamo delle percentuali interessanti, adesso per non dare dati sbagliati le leggo, ma noi siamo al 24% dei manager, compresi il middle management di donne, che non è un dato basso, anche se è sempre il 24 rispetto a un 76, un 76 di uomini. Lavoriamo molto per andare nella direzione di incrementare questa cosa, ma anche perché non è solo un tema di chiudere un gender gap. Numero uno, le donne laureate in materia STEM quando ci arrivano sono più brave, questo è un dato di fatto. Abbiamo un dato che, se non sbaglio, la media dei voti di laurea delle donne che si laureano in ingegneria è 107, significativamente più alto di quello delle di quello degli uomini, quindi c'è un vantaggio andare a selezionare delle donne nel mondo dello STEM. Che cosa si deve fare? Ma un lavoro che bisogna fare è culturale, perché purtroppo io lo vedo, insomma, nell'altra parte della mia vita, quella familiare, ho dei figli adolescenti che ancora non hanno scelto che cosa faranno da grandi, anche una figlia che dovrà scegliere cosa fare da grandi. Ma lei e le amiche, lei potrebbe pure un giorno andare verso una materia STEM, non lo so, ma molte delle amiche che iscritte al liceo classico pensano che sia quasi una follia pensare di andare a fare un giorno un'università diciamo scientifica, tecnologica. E questo è un problema, perché secondo me c'è un tema culturale che andrebbe risolto all'interno delle famiglie. L'altro tema che io vedo in questo momento, questa è una mia lettura personale, appunto, non professionale, è che i ragazzi adolescenti hanno una visione molto, noi avevamo una visione molto rigida, no? Sapevamo che se uno faceva una certa università avrebbe fatto un certo lavoro e forse avrebbe fatto una possibile carriera e avrebbe guadagnato una certa cifra. In questo momento i ragazzi vedono hanno una visione molto vaga, perché pensano che che con una certa velocità cambiano i lavori di successo, no? Ci sono attratti da tutte possibili novità in cui non serve una formazione, e questa cosa qui porta istintivamente anche a scegliere dei percorsi formativi, diciamo, tecnicamente più facili, perché non è inutile che ci nascondiamo, una facoltà, diciamo, scientifica tecnica può essere più difficile di una facoltà, diciamo, umanistica. Per cui è un lavoro da fare all'origine, non è un problema facile. Noi come Fiber ci stiamo impegnando molto per portare dentro l'azienda un numero significativo di neoassunti, possibilmente donne. Quest'anno, se non sbaglio, fra i neoassunti, pur essendo al 33% oggi di donne, i neoassunti saranno almeno il 40% di donne, quindi andiamo in quella direzione. Grazie Giuseppe Gola, e all'esempio che date con Open Fiber, ecco, sentire questi dati è rassicurante, ma soprattutto sentire anche che c'è la volontà di superare questo divario, e sicuramente può contribuire la cultura, come diceva, ma può contribuire anche il cinema. A veicolare magari storie in cui le protagoniste sono donne, in cui le registe sono donne, le produttrici. Ecco, è con noi l'amministratore delegato di Cinecittà, Nicola Maccanico, a cui vorrei chiedere questo. Allora, 2023 è stato l'anno in cui il film Barbie ha incassato $1,5 miliardi, e in Italia il film di Paola Cortellesi, cioè Ancora domani, ha incassato 30 milioni di euro, è stato il film più visto
visto il 2023. Ma in Italia le registe sono ancora poche, si parla del 18% del totale, le sceneggiatrici sono il 23%, per non parlare di altri importanti ruoli dell'audiovisivo, le famose maestranze, no? Chi lavora dietro le quinte, queste figure professionali che sono fondamentali per la buona riuscita di un film, la musica, la fotografia, gli effetti speciali, sono ancora, no, di appannaggio alcuni ruoli prevalentemente maschile. Come mai ancora oggi è così? Il mondo del cinema è ancora un mondo maschilista? Ma buongiorno a tutti. Cercherò di dare una risposta sintetica a temi assolutamente articolati come quelli che sollevi correttamente tu, Claudia. Fatemi dire una cosa da vicepresidente dell'associazione che ci ospita oggi. Grazie Simonetta per il tuo grande lavoro, è una giornata complicata, ma la presenza delle istituzioni, ringraziamo l'onorevole Schifone e l'onorevole Mollicone, dà il senso di quanto questa interlocuzione sia importante, e anche un grazie a Philip Morris per tutto, diciamo, la collaborazione. Ora, invece, come Cinecittà, che è il motivo per il quale sono qui. E dunque sì, il cinema è parte della nostra società ed è parte del nostro mondo, quindi non è un luogo isolato dal resto, però può svolgere una funzione. Io partirei da alcuni dati che secondo me sono molto rappresentativi. Anch'io andavo addirittura in una scuola tutta maschile, quindi le donne non ce le facevano nemmeno vedere. E però a parte questo, allora, la cosa più interessante, oltre ai dati che hai appena riferito e che sono corretti, confermo, quindi assolutamente la tua moderazione è all'altezza, è interessante vedere come, se invece andiamo sulle costumiste, sono 84% donne. Se noi andiamo nella direzione di chi si occupa di quello che viene chiamato in gergo trucco e parrucco, ma gli americani chiamano make-up supervisor, che è più chic, siamo al 77%, sulle scenografie siamo al 37% e abbiamo un 30% di produttrici, il ruolo del producer. Quindi alla fine che cosa emerge guardando la fotografia del settore dell'audiovisivo? Allora, che intanto secondo me, a me, devo dire, il dato che mi disturba di più è la costumista all'84%, non so come dire, perché è poco come un mondo alla rovescia, no? È come se ci fossero da un lato alcuni ruoli che non appartengono alle donne. Storicamente è questo, perché poi il trend è in miglioramento, ora poi ci arriviamo. Quindi il trend è un trend nel quale le donne stanno acquisendo competenze, stanno crescendo e quindi diciamo il trend è positivo. Però se andiamo a vedere la storia, la fotografia della storia è proprio questo, no? Come ci sono dei luoghi dove sembra che le donne non possano avere accesso, ci sono dei luoghi dove al contrario sembrano di esclusiva pertinenza femminile, ed entrambe le cose non vanno bene secondo me. Allora, cosa sta accadendo in realtà? Se noi, quindi questa è la fotografia, quindi alcuni ambienti femminili, alcuni ambienti più maschili. E come succede nella società in generale, quando si va nella direzione della leadership, allora il dato è sempre non così positivo. Le registe, che alla fine nel mondo del cinema sono le figure di riferimento di tutto il sistema, siamo al 18%. E quindi tanto più si va nella scala della responsabilità e tanto più l'incidenza femminile scende, anche se abbiamo un proliferare di opere prime di registe donne che modificherà questa percentuale molto velocemente. Anche perché quest'anno è stato un anno importante, tanti debutti. Perché è un luogo dove le politiche pubbliche cominciano a incentivare questa cosa, quindi si può ora. Uno può essere d'accordo o meno con le quote rosa, ma le quote rosa un ruolo l'hanno svolto, e in ambiti come questo tu puoi creare una premialità che aiuta a parità, fatemi dire, a dare una predazione alle donne, dopo che per tanto tempo quella predazione è stata riservata agli uomini. Poi io ho anche un figlio maschio, ma se ne farà una ragione. Ora, a parte le battute, il tema, per esempio, la Cortellesi, tu hai fatto riferimento, insomma, è il più grande successo del secolo, non solo dell'anno, se escludiamo Zalone, che fa altra roba, ed è un'opera prima di una donna. Ora, chiaramente Paola Cortellesi non è esattamente una donna qualunque, però insomma, voglio dire, ha fatto una cosa straordinaria. Allora, STEM e audiovisivo. Alla fine le due materie dove più strutturalmente sono materie STEM sono proprio quelle degli effetti speciali e del sound engineering, cioè tutta la parte, diciamo, collegata al suono e alla, diciamo, all'attività di post-produzione video. Ecco, qui noi abbiamo un dato che non è soddisfacente, perché siamo intorno al 21%, però abbiamo una serie di cose che ci fanno sperare. Intanto, appunto, il dato è in crescita, ma soprattutto tutta la contaminazione del mondo del gaming e della musica,
che sono molto collegati a questa realtà, per la realtà virtuale e per tutta la parte del suono, dove invece si attesta un dato al 30%. Ed è ragionevole credere che ci sia un effetto trascinamento, anche perché, e questo secondo me è molto rilevante, l'evoluzione tecnologica nel mondo dell'audiovisivo e nel mondo del cinema sta entrando in maniera preponderante negli ultimi anni. È un mondo che strutturalmente veniva considerato come artigianale e oggi invece la tecnologia trova una sua centralità. E quindi ci sono tutta una serie di nuove professioni che nascono proprio per portare queste innovazioni tecnologiche. E lì il dato femminile è in crescita e lì soprattutto c'è una grande opportunità per le donne, perché si unisce l'elemento forse un pochino più faticoso da accettare, che è quello ingegneristico, contro l'elemento creativo, che può essere attraente. Per chiudere, rispondendo più specificamente a quello che tu mi hai chiesto, sì, il cinema può e deve svolgere un ruolo, che non è solo un ruolo, di aspirazionale, ma è anche proprio un ruolo di coinvolgimento, perché il valore che ha la creatività è che si porta dietro anche altre professioni, è quello che dicevo prima. Nel momento in cui tu ti devi occupare di effetti speciali per un film, è più collegato all'elemento creativo e quindi secondo me complessivamente, in generale anche per le donne, è meno complicato da amare rispetto a occuparsi magari della costruzione di una rete per un servizio internet. E allora questa capacità il cinema lo può avere e la crescita delle registe donne, la crescita del ruolo delle donne si può portare dietro qualcosa. Però c'è bisogno di un elemento e chiudo, per poi dirvi una cosa su Cinecittà, è l'elemento della coscienza comune femminile. Cioè nel mercato, perché il mercato del cinema è un mondo che si muove sulla base delle volontà del pubblico, cioè il pubblico guida, poi è chiaro che il cinema sono prototipi e tu devi riuscire a conquistarlo, ma poi hai dei dati che ti guidano. Non sapete quanto andavano male i film con solo donne protagoniste. Cioè un dato al botteghino, cioè un meccanismo particolare per il quale alla fine c'è sempre stata questa chiamata alle armi da un punto di vista, diciamo, di proposizione dell'universo femminile, ma quando si arrivavano a costruire questo anche a livello globale, negli Stati Uniti, non è un fatto italiano, si arrivavano a costruire film al femminile e poi questa cosa funzionava relativamente. È come se le donne non fossero sufficientemente chiamate da questo. Ecco, anche da questo punto di vista secondo me ci sono delle evoluzioni interessanti, perché la società si sta abituando, le donne stesse, se mi consentite, a vedere film con donne protagoniste, a vedere più storie al femminile e in qualche maniera ad accettarle e a premiarle, e questo secondo me può creare valore. Chiudo su Cinecittà, chiaramente noi da un punto di vista abbiamo un settore di post-produzione, parliamo di piccoli numeri, ma nel nostro piccolo noi abbiamo il 50% di presenze femminili, proprio per quello che ti dicevo prima. Quello sì, ma sai, quelli sono meccanismi più semplici, cioè il fatto di avere donne presidenti, amministratori delegati uomini, uomini presidenti, amministratrici delegate donne, siamo nel mondo delle quote, no? Siamo in quella sensazione lì che è molto funzionale, molto utile, che però non è un indicatore. Invece secondo me l'indicatore è proprio questo, nel nostro mondo della post-produzione abbiamo diciamo, i giovani innesti sono tutti femminili, perché si trova questo elemento e riscontriamo, e ve lo trasferisco, un grande valore. Perché un altro problema, secondo me, proprio nel meccanismo in cui si fanno funzionare le aziende, è che la contaminazione tra età e tra generi fa tutta la differenza del mondo per l'energia nel gruppo di lavoro e per cercare di essere più competitivi. Quindi non solo le donne possono fare e occuparsi di materie STEM, ma soprattutto possono portare un valore aggiunto importante e secondo me va preso attraverso, se mi consentite, giovani donne a cui vanno aperte opportunità e che danno in cambio molto più di quello che prendono. Grazie a Nicola Maccanico per questa testimonianza importante, per averci un po' raccontato, no, le trasformazioni anche del mondo del cinema. E il cinema può svolgere un ruolo fondamentale per ovviamente cambiare anche la cultura, no? Quindi più storie di donne, io questo ci tengo molto, ecco, storie che vedano, no, una Marie Curie, una Rita Levi Montalcini, raccontate di più, perché questo è stato un errore nostro di non raccontare storie di donne che hanno fatto la storia, ma è un problema culturale, questo lo sappiamo, se pensiamo anche alle sculture, alle statue che rappresentano donne, sono pochissime, no? Quindi dobbiamo invertire questo trend che è stato per tanti anni sbagliato, lasciatemelo dire. Vorrei adesso salutare, collegata con noi, Elisabetta Romano, presidente di Sparkle, vediamo se riusciamo a vedere, eccola qui.
Buongiorno Presidente, Presidente di Sparkle, operatore globale del gruppo TIM, è collegata con noi, ci sente Presidente? Non sento benissimo, mi sentite? Noi la sentiamo bene, io proverei a farle la domanda. Secondo lei i nostri giovani scelgono con consapevolezza i percorsi professionali o ancora a prevalere sono gli stereotipi di genere, magari i condizionamenti che ci sono stati come retaggio culturale? E soprattutto anche quali sono gli obiettivi che TIM e Sparkle vogliono raggiungere con politiche di inclusione che portate avanti? Sì, allora diciamo, cominciamo con la prima domanda riguardo quanto diciamo, in Italia i giovani abbiano consapevolezza diciamo, dell'importanza delle materie STEM e quindi del percorso anche diciamo, di studi da fare. Allora, diciamo che io fino al 2018 vivevo e lavoravo in Silicon Valley e a fine del 2018 sono ritornata in Italia. Devo dire ovviamente diciamo, il salto è stato abbastanza diciamo, grosso, nel senso tra la consapevolezza che c'era diciamo, in California, negli Stati Uniti rispetto all'Italia. Ma diciamo, in questo caso prima ancora di parlare di donne io parlerei proprio dell'importanza della tecnologia, cioè il discorso della trasformazione digitale che sta alla base dell'evoluzione dello sviluppo del paese, secondo me in Italia questo non è ancora proprio al centro diciamo, del dibattito. Oramai diciamo, si parla da mesi di artificial intelligence, di generative AI, se ne parla molto, però diciamo, in questo caso effettivamente ci deve essere una trasformazione alla base per arrivare a parlare di algoritmi e che è ancora un grosso lavoro da fare. Prima sentivo parlare di scuole, quindi sicuramente la parte scolastica è fondamentale, ora veniamo al discorso donne, quindi se già l'aspetto tecnologico non è messo al centro di tutto ciò che facciamo, quindi sia da un punto di vista di imprese, di società, ancor meno lo è per quanto riguarda la parte femminile. Ora, questo perché? Perché sicuramente c'è un discorso di famiglia, lo diceva prima Giuseppe Gola, cioè nel senso che secondo me c'è una sensibilizzazione a livello di famiglia, ma più che altro diciamo, capire che diciamo, ragazzi e ragazze, io ho sia figli maschi che femmine, quindi il fatto che ognuno di loro possa accedere a qualsiasi tipo di sviluppo, di lavoro, di studio, questa è una consapevolezza che va in famiglia. Io diciamo, ho da parecchio che occupo, diciamo, faccio diciamo, lavori manageriali, quindi di leadership, e molto spesso nella mia esperienza diciamo, le domande che mi fanno se, diciamo, se ci sono articoli sul giornale e quant'altro, mi dicono ma come mai lei perché ha fatto studi scientifici, come mai la mia prima risposta che mi viene di getto è che perché io diciamo mai né mio papà né mia mamma mi hanno detto ok tu sei donna e puoi fare questo e non puoi fare quell'altro, quindi non mi sono mai diciamo preoccupata del fatto di non poter fare delle cose, quindi noi siamo due fratelli e due sorelle, quindi assolutamente mai discorsi di questo tipo e quindi diciamo non mi sono autolimitata. Le scuole sono fondamentali, sentivo diciamo, del programma del coding delle scuole elementari, sì, quello è importantissimo perché secondo me poter far accedere ai bambini e alle bambine a questi corsi quando sono piccoli porta necessariamente ad avvicinare i giovani a queste materie e ne avvicinandoli a materie più scientifiche, capire praticamente la loro predisposizione, volontà, e sono sicura che molte più giovani, in particolare ragazzine, si avvicineranno agli studi tecnologici. Il terzo aspetto è quello del role model. Io quando ero una giovane studentessa, all'epoca c'era Marisa Bellisario che era il CEO di Taltel. Io non sapevo che cosa facesse Taltel, non avevo idea delle telecomunicazioni, ma so soltanto una cosa, che nel capire che in Italia tanti, diciamo molte decine di anni fa, c'era un CEO che era una donna,
in effetti mi ha spinto praticamente a dire: ah, ok, magari posso fare questi studi, posso iniziare a lavorare nelle telecomunicazioni, perché di fatto ci sono degli esempi di donne che hanno già posizioni di leadership tanti anni fa. Poi, in effetti, quella è stata un'eccezione, diciamo, è stata un'eccezione a cui sono grata, perché praticamente mi ha, come dire, condizionato positivamente nel fare, diciamo, studi scientifici. Io sono laureata in informatica e poi intraprendere la carriera nell'ambito delle telecomunicazioni, nella quale lavoro oramai da tanti anni. Quindi quello è servito a me, e quindi conseguentemente io penso che i role model siano, diciamo, importanti per i giovani. Io, ripeto, ho due figli maschi e una figlia femmina. La figlia femmina è laureata in ingegneria informatica, e, diciamo, immagino che il fatto di avere una mamma in casa che si è sempre occupata di tecnologia probabilmente è stato per lei, diciamo, modello da seguire. Quindi famiglia, scuola e più role model sicuramente possono aiutare la partecipazione maggiore delle donne nell'ambito tecnologico. Ora, questo no, e non deve essere, e non può essere una, come devo dire, assolutamente ci dobbiamo concentrare affinché questo succeda, ma perché non è soltanto perché magari le donne sono più brave quando si avvicinano, ma perché è necessario? Perché sempre parlando di algoritmi, questo io è un esempio che faccio sempre: se parliamo di algoritmi di artificial intelligence, sono algoritmi che vanno addestrati con i dati per diventare sempre più precisi. Se ad addestrare questi algoritmi sono uomini, questi algoritmi verranno addestrati con metà delle caratteristiche della popolazione. Quindi è proprio, ne parlo da un punto di vista tecnologico. Non possiamo cadere nell'errore che è stato fatto negli anni 90, quando l'airbag è stato pensato, disegnato, era stato fatto, diciamo, da gruppi tecnici uomini. Quindi i primi incidenti con l'airbag, purtroppo bambini e donne erano quelli che, diciamo, ne pagavano le conseguenze, perché l'airbag non era stato pensato, testato e disegnato per bambini e per donne. Questo problema qua non possiamo, diciamo, non ce lo possiamo permettere nell'epoca degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale. Poi, se veniamo invece alla seconda domanda, che cosa fa Tim fa tanto e lo fa da tanto tempo. Cioè, sono oltre 15 anni in cui Tim ha moltissime iniziative nell'ambito dell'inclusione, della diversità. Infatti noi, diciamo, siamo molto orgogliosi che nel 2023 la Tim si è confermata prima telco a livello mondiale per quanto riguarda per le politiche di inclusione e promozione della diversity. Quindi, diciamo, essere il primo operatore di telecomunicazione al mondo per queste politiche ci inorgoglisce. Quindi probabilmente anche voi avete visto, diciamo, la nostra pubblicità, tutto il nostro progetto riguardo la parità non può aspettare, che in effetti, ripeto, è un progetto in cui ci crediamo, ci lavoriamo quotidianamente. Ci sono tantissime iniziative che facciamo, tipo il 4 Weeks for Inclusion, che è dove Tim praticamente, sono iniziative in cui include circa 300 aziende per partecipare a 4 settimane dedicate ad attività di questo tipo, piuttosto che partecipare al premio Soresin, piuttosto che Spark, perché, diciamo, io, oltre a essere responsabile di tutta la rete di Team, io, diciamo, in questo momento sono il responsabile in Team della famosa NetCo, del ramo d'azienda che, diciamo, nei prossimi mesi verrà ceduta al fondo statunitense KKR. Quindi io, diciamo, ho un'organizzazione ovviamente molto vasta che si occupa di tutta l'infrastruttura tecnica e operativa di Team. E poi, abbiamo detto, sono presidente di Sparkle. Anche come Sparkle abbiamo un'iniziativa diciamo, una scuola di Ortigia, Business School, in cui ci sono donne manager che fanno da mentor a delle studentesse della scuola della Business School. Quindi le iniziative sono tantissime, perché essendo noi un'azienda tecnologica capiamo l'importanza della tecnologia e del fatto che giovani donne, giovani uomini si avvicinino alla tecnologia. In particolare parliamo di telecomunicazioni, quindi che contribuiranno diciamo, a costruire le reti del futuro, che sono alla base di tutta la trasformazione digitale e di tutte le nuove tecnologie di cui sentiamo parlare.
Grazie Elisabetta Romano per averci, ecco, mi sono particolarmente apprezzato sia il fatto che lei ha sottolineato l'importanza della famiglia, delle scuole, di avere più role model anche come lei, perché lei lo è sicuramente per i suoi figli, ma non solo, anche per tante giovani donne che magari si approcciano con curiosità intendono intraprendere questo tipo di studi, e anche per averci ricordato che TIM è la prima telco per la parità di genere, e quindi è un bel esempio, una grande azienda che si impegna in questo senso. Grazie e grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E adesso per l'intervento conclusivo, partner di questa iniziativa, Philip Morris Italia, è qui presente la direttrice delle relazioni esterne e comunicazione, Eleonora Santi. Anche Philip Morris Italia, insomma, ha fatto delle trasformazioni il proprio tratto distintivo, e sicuramente, ecco, quello che possiamo chiedere è cosa ha fatto la vostra azienda per abbattere questo pregiudizio, cosa sta facendo. So che avete in atto tantissime iniziative, come anche il forum Ambrosetti per l'empowerment femminile, ma insomma cosa fate voi, e poi collaborazione tra pubblico e privato, quale valore aggiunto può avere per l'inclusione lavorativa delle donne? Grazie. Grazie a lei. Proverò a essere breve, anche perché siamo vicini all'ora di pranzo, e intanto voglio ringraziare l'associazione Simonetta per aver raccolto anche questa idea e aver organizzato questo momento di riflessione in cui abbiamo parlato tra donne, ma soprattutto con gli uomini, raccogliendo il punto di vista degli uomini e con tanti spunti su idee per l'avanzamento anche in termini pratici delle varie iniziative a ogni livello istituzionale, come abbiamo sentito, ma anche del mondo degli operatori e del lavoro possiamo mettere a terra insieme. Io ho l'opportunità di guardare a questi temi da un punto di vista abbastanza peculiare, che è quello di una grande azienda in trasformazione, una grande azienda che ha iniziato una trasformazione globale, a trazione italiana, peraltro, di cui l'Italia è la capitale, in una transizione tra il vecchio e il nuovo, nel momento in cui abbiamo annunciato all'opinione pubblica, agli investitori, di voler smettere nel più breve tempo possibile di produrre e commercializzare sigarette e passare a prodotti di nuova generazione, possibilmente nel più breve tempo possibile. Una trasformazione guidata in grandissima parte dall'innovazione tecnologica e dagli investimenti in ricerca e sviluppo. Ce ne sono voluti quasi 11 miliardi di dollari per avviare questa grande macchina in termini di trasformazione. E come tutte le trasformazioni si confronta con i paradossi, che sono anche i paradossi che raccogliamo nei dati che tutti quanti qui abbiamo ascoltato e presentato. Quindi un mondo in cui anche nel business si chiede, anche per il successo e la profittabilità, di applicare l'innovazione, e però ancora percezioni e modalità di messa a terra di queste innovazioni che scontano ancora dei gap come quello del gender based, e specialmente nel settore di cui parliamo oggi. Il primo paradosso è quello di una grande azienda che faceva e fa tuttora tanto in termini di sostenibilità per venire incontro alle domande della nostra società matura, non solo in termini di agenda 2030, e quindi facevamo già tanto nella sostenibilità ambientale, nella fase agricola, manifatturiera, anche nella sostenibilità sociale. Noi siamo stati la prima azienda italiana ad essere certificata Equal Salary parecchi anni fa, prima della certificazione di genere introdotta dal PNRR, che comunque abbiamo ottenuto classificandoci nella piccolissima percentuale dei top. Anche la Ferrari ottenne più o meno insieme a noi la certificazione di Equal Salary. Però, con tutto, diciamo, l'affetto e l'amore che abbiamo per le nostre macchine, il numero di donne a Ferrari è ovviamente molto inferiore rispetto allo sforzo di un'azienda così grande. Quindi
il primo paradosso è stato quello di confrontarci con la risposta alle attività in termini di sostenibilità, ma l'elefante nella stanza di produrre un prodotto insostenibile per definizione come la sigaretta, è un prodotto legale, estremamente regolamentato, ma un prodotto dannoso. Quindi arrivati ad un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico non rendeva più responsabile rimandare, buttare il cuore oltre l'ostacolo e affrontare il mondo della trasformazione a guida tecnologica, noi l'abbiamo fatto, siamo l'unico operatore e quindi abbiamo rimosso il primo grande paradosso. Ora ci troviamo ad affrontare gli altri grandi paradossi: di tutte le trasformazioni non sono mai processi totalmente lineari, e ci confrontiamo con i dati che avete sentito presentati da Simonetta Giordani e anche dagli altri, in termini soprattutto di accesso delle donne ai posti di lavoro e alla formazione in ambito STEM, che da noi ormai ci riguarda molto da vicino, perché siamo, è vero, sempre parte del settore del tabacco, ma ormai facciamo parte integrante anche del settore tech. E io stessa sono una prima nel mio ruolo, non c'erano donne prima di me nel mio ruolo, ma ho molte colleghe, quando facciamo gli incontri con tutte le responsabili dei mercati a livello mondiale, le donne sono sempre di più. Questa è una cosa che mi piace raccontare anche a casa, i miei tre figli, tre maschi, e sento che loro stessi lo riportano quando ne parlano con i loro amici. Ovviamente anche noi abbiamo bisogno di integrare la nostra richiesta di ricerca di competenze per portare avanti la nostra trasformazione, e invece un mondo in cui appunto alle donne ancora viene opposto questo tetto di cristallo. Quindi, oltre a tutto quello che facciamo normalmente, che somiglia molto a quello anche che avviene in team, quindi i parental leave, l'equal salary, eccetera, eccetera, abbiamo delle iniziative dedicate anche a questo specifico tema. Abbiamo annunciato da pochissimo la seconda edizione di un hackathon rivolto alle studentesse in materie STEM delle università di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna, a cui presentiamo insieme ad altri operatori del settore STEM delle challenge, quindi delle sfide. Le studentesse si confronteranno quest'anno con sfide quali l'applicazione dell'intelligenza artificiale per l'approvvigionamento delle fonti energetiche, l'uso dell'Internet of Things per la grande logistica e anche l'uso responsabile delle risorse idriche nelle filiere produttive e manifatturiere. Quindi verranno seguite da mentor, da esperti e anche dai nostri operatori tecnici. Ci sarà una giuria, come già accaduto l'anno scorso, che alla fine premierà i progetti più interessanti. È ovvio che se c'è ancora bisogno di iniziative in qualche maniera segregate sulla base del gender, vuol dire che c'è ancora bisogno di forzare il sistema, ma questa cosa non ci deve far paura, e noi la vogliamo portare avanti e la vogliamo continuare a rappresentare esattamente per il valore aggiunto che ha, con tutto quello che facciamo anche, e qui rispondo alla tua seconda domanda, in termini di alleanza con il settore pubblico e con le istituzioni, specialmente con il mondo delle istituzioni della formazione e dell'educazione, compresi gli istituti tecnici, quando disegniamo insieme le attività della nostra Academy, chiamiamola così, è un'Academy democratica, il nostro istituto per le competenze manifatturiere che si trova sempre accanto alla nostra grande fabbrica di Bologna, quando dobbiamo mettere a sistema, come diceva l'onorevole Schifone, il termometro che è in mano alle aziende, che quindi misurano più da vicino qual è il bisogno del mercato in termini di competenze, e invece la missione e l'indirizzo che le istituzioni, e specialmente quelle che si occupano di formazione ed educazione, devono dare per arrivare insieme a un sistema in cui anche l'inclusività nelle materie scientifiche possa fare grandi passi avanti.
E grazie ad Eleonora Santi per questo prezioso contributo e anche a Philip Morris che promuove queste iniziative legate alla sostenibilità in tutti i suoi ambiti, ecco, e anche e soprattutto per l'empowerment femminile. Siamo arrivati al termine di questo appuntamento, io ringrazio la promotrice Simonetta Giordani, l'associazione Civita e tutti i relatori che hanno preso parte arricchendo questo dibattito, l'onorevole Federico Mollicone, l'onorevole Marta Schifone, Elisabetta Romano collegata con noi, Giuseppe Gola e Eleonora Santi appunto e Nicola Maccanico. Grazie a tutti e buona giornata.